Ah, è da tanto che non lo portavo in conferenza stampa, è per questo. Prego, presidente. Allora, cos'è stato il canto del cigno ad Ascoli? È stata un'altra battaglia che siamo riusciti a vincere, era molto difficile, come tutte le trasferte del resto, l'abbiamo interpretata bene, giocata anche bene, potevamo fare anche magari più gol, però è stata una bella battaglia, dai. Sul piano personale è una partita perfetta, no? Sì, ho fatto secondo me molto bene, una bella partita sotto tutti i punti di vista. Non era facile a livello personale perché quando mi giochi da parecchio tempo non è facile, però credo di averla fatta bene e basta. Qualcuno ho visto che il giorno dopo mi ha messo 5 in pagella, però a me non è che cambia più di tanto, anche È stato perché, anche 5. sì, anche perché in tutti questi mesi no, è sempre stato così, che tante chiacchiere ci sono state, però a me sinceramente le chiacchiere non mi hanno mai turbato più di tanto, ho sempre pensato a lavorare, che penso che sia solo quello che alla fine ti fa o recuperare il terreno che hai perduto o importi di nuovo. A me più che le chiacchiere piacciono i fatti e credo di averlo Di fatto Massimo è anche una situazione inusuale per te, no? Tanto tempo in panchina non eri mai stato, bene. ti era Sì, mai capitato? sono stato anche non convocato, quindi No. però che non mi sia mai successo non è vero perché mi è successo in passato in altre squadre. Però l'ho sempre superate nella stessa maniera, Cioè in periodi più silenzio, brevi o gli stessi, scusa? ma più o meno anche Ma così. dove? Quando? È già successo. Beh, hai cambiato 10 squadre, quindi diciamo. Però le ho sempre affrontato allo stesso modo, con serietà, silenzio e lavoro. E alla fine, tutte le volte, alla fine, le ho superate un momento. Senti Massimo, mi pare che la cosa più rilevante in questa storia, perché tu quest'anno hai giocato poco, poche presenze, però la cosa più rilevante è che al momento opportuno tu ti sei fatto trovare pronto, no? Come professionista sei. Ecco, 35, quanti sono? A 35 anni, come si gestisce una situazione del genere fino a farsi trovare pronto al momento opportuno? Cioè non è, tu dici io ho la ricetta di silenzio, della serietà, della professionalità, però sul piano umano non è poi facilissimo, no, gestire una cosa del genere. Tu non sei uno che ha vissuto il calcio da comprimario, l'hai vissuto da protagonista, sei stato sempre più spesso titolare nella vita che panchinaro, no? Hai giocato sempre anche in piazze importanti. È vero che non sei proprio all'inizio della carriera, però è anche vero che non è facile, no? Gestire psicologicamente una cosa, cioè starci con la testa al punto che quando la squadra ha bisogno di te poi arrivi e fai anche leader, perché molti si sono accorti che poi ad Ascoli in certi momenti hai fatto anche il leader, cioè da capitano ti sei comportato in un certo modo, per esempio con Don Corro, hai preso e buttato via quando si stava impicciando di cose che non si dovevano impicciare, o sbaglio? Sì, però partiamo dal presupposto che anche se non ho giocato in questi mesi, anche grazie ai miei compagni mi sono sempre sentito importante all'interno del gruppo. Devo ringraziare anche la società che nonostante appunto non giocassi mi è stata molto vicina, sia con le parole che con i fatti, quindi io non ho mollato di una virgola, quando non sono stato convocato mi sono allenato al massimo, aspettando che arrivasse al primo momento l'opportunità. È arrivata, l'ho sfruttata, però adesso non cambia nulla, cioè alla fine siamo un gruppo e abbiamo un obiettivo, poi se gioca uno, gioca l'altro, non è importante, l'importante è che raggiungiamo l'obiettivo, perché sì, si gioca in 11, ma ci sono gli altri, anche gli altri che non giocano. Io non ho giocato tanto tempo, ma ci sono anche altri ragazzi che non giocano da parecchio tempo, quindi dobbiamo avere tutti la stessa mentalità e la stessa voglia di
raggiungere l'obiettivo assieme, a prescindere se uno fa in un campionato 40 presenze o ne fa 10, perché sono dell'idea che in un campionato, in una squadra che vince, molte volte sono più importanti i giocatori che giocano meno che quelli che giocano. Quindi soddisfazione doppia, perché poi giocare e tornare a fare anche il capitano, Sì, soddisfazione quello, proprio il massimo. soddisfazione per quelli che insultano sempre, magari ho avuto una serata storta per la mia prestazione, quindi piccole rivincite che lasciano il tempo che trovano, però non guasta. Massimo, una situazione che ovviamente con le dovute proporzioni, secondo te può ricordare anche quello che è successo ieri all'Olimpico, no? Un capitano che entra, risolve la partita dopo tante polemiche. Sì, a me ieri sera che l'ho vista proprio in diretta mi sono venuti i brividi perché alla fine ricollega quello che ho appena detto, poche chiacchiere e più fatti. Mi è entrato, ho fatto i fatti e è finita la storia. Quindi chiaramente stiamo parlando di due cose diverse, però è simile da un certo Ti punto di vista. piacerebbe vivere questo finale di campionato da protagonista in ogni Ma caso? chi non piacerebbe, è logico questo, però ho sempre messo prima il gruppo e gli obiettivi della squadra e poi quelli personali, ho sempre fatto nella mia carriera. Forse anche ho pagato un posto fatto qua, però alla fine io la penso così e rigo dritto su questa strada. È normale che essere protagonista proprio a livello di minutaggio, a livello di importanza, anche tutte le domeniche, tutti i sabati, sarebbe ancora più bello, però va bene. A proposito di squadra, tu pensi che questa sia la squadra giusta per andare? La squadra è quella più o meno quella di inizio anno. Inizio anno fino a un certo punto abbiamo avuto molti alti e bassi, adesso stiamo avendo risultati molto La squadra nel importanti. senso di annata, volevo dire, cioè Beh, adesso campionato. è lampante, stiamo cavalcando un'onda importante e non dobbiamo più scendere. Cioè, alla fine manca un mese e mezzo e adesso siamo proprio. È brutto dire, ma siamo messi proprio in cima a questa onda, adesso dobbiamo continuare a cavalcarla fino al 9 giugno perché è troppo importante per noi, per la società, per tutti che riusciamo a far bene. Il baricentro di Ascoli è molto diverso da quello del 4-3 di Salerno, del 6-2 della Torricelli. È soltanto un andamento fisiologico del campionato o dopo quelle partite avete visto qualcosa anche in fase difensiva soprattutto? No, le partite le valutiamo sempre dopo, quando riprendiamo. Però è anche vero che ogni partita è diversa l'una dall'altra, di conseguenza ci sono situazioni diverse, squadre che affronti diverse, situazioni diverse in tante cose, quindi ogni partita ha la sua storia. E ad Ascoli non era assolutamente facile, loro devono salvarsi, e quindi era difficile per tanti aspetti. Abbiamo incontrato delle difficoltà, ma credo che le abbiamo gestite e superate molto bene. Difficile con Modena o con l'altro? Sono tutte difficili, sulla carta sembra un partito facile, ma di facile non c'è niente. Sicuramente sta a noi, dipende da noi, dipende come scendiamo in campo, dipende dalla voglia che abbiamo di vincere, che avremo di vincere, perché alla fine è quella che fa la differenza nel calcio, ma anche negli altri settori della vita. Claudia? Massimo, riprendomi un po' a quello che si è detto prima sulla stagione, sulla squadra di questo momento, in base alla tua esperienza, e ne hai tanta, senti a livello di sensazioni e di percezioni che questa sia l'annata giusta per il Bari, cioè vincere così ad Ascoli, che significa per te a livello di sensazioni? Sensazioni sono positive, veniamo da quattro vittorie esterne, quindi le sensazioni sono per forza positive. Il gruppo è molto unito, amalgamato, siamo migliorati molto in tanti aspetti e quindi le sensazioni sono buone. E la cosa importante da fare è non rilassarsi, bensì continuare così. Sono segnali della stagione giusta, cioè vincere in questo modo, poi segnare all'ultimo secondo, sono segnali di una stagione che è quella Sì, può giusta. essere, può essere, può essere, però si vedrà dai, alla fine, perché nel calcio tante cose cambiano in pochi secondi, quindi bisogna solo essere concentrati, continuare a fare quello che si sta facendo, seguire quello che ci chiede l'allenatore e dare il meglio di sé, poi quello che verrà non so solo Massimo. Massimo, scusa, vai. Volevo chiedere,
Cosa è cambiato? Come questa squadra? Ma che cosa è cambiata effettivamente? Vi siete detti qualcosa dopo l'occhiale? Questa striscia così importante era forse imprevedibile, no, dopo la partita di chiave, però è chiaro che è successo qualcosa di positivo. Forse il gruppo si è ritrovato, perché anche la partita, le ultime partite in particolare, dove abbiamo preso solo un gol, no? Testimoniano forse anche un gruppo in crescita in questo senso. Guarda, che sia scattato qualcosa è in dubbio, però dirti cosa non lo so, perché sta avvenendo magari tutto naturalmente. Forse ci mettiamo qualcosa. È scattato qualcosa, ma di specifico non so dirti. Sicuramente siamo molto uniti sia in campo che fuori. E forse prima c'era un pizzichino in meno di questa cosa, adesso arriviamo tutti dritto per dritto e andiamo. Quello che c'è da fare si fa e si cerca di fare al meglio. Poi è logico che il calcio dipende dai risultati, se vinci o se perdi. Adesso ci sono anche risultati positivi, quindi sembra tutto bello, è tutto bello, però dobbiamo mantenerlo. Massimo, io ho visto un po' la tua carriera, no? Che sei partito di Serie A, cioè, che hai avuto molte esperienze in B. Però sei partito dalla B con l'Atalanta, ma l'hai vinto quel campionato? Quindi tu hai già vinto un campionato all'inizio della carriera. Come stai dicendo, devi vincere alla fine della carriera. Sarebbe già bello, poi se la fine successivamente, considerando quello che stanno facendo le tue ultime ex, spero che non te ne vada, perché Palermo e Verona non li vedo benissimo, non so che pensieri ti fai, però dico, a prescindere da questo, è bella, no, questa cosa, no? È un anello di congiunzione. Tu l'hai vinto un macello di anni fa, il campione di me. Te lo ricordi? Sicuramente non è il mio ultimo campionato. Mettiamo subito. E questo è già una notizia. Perché però, l'altro giorno c'è stato Ibrahimovic che ha detto una frase che mi ha molto colpito, mi ha molto piaciuto, che ha detto: io sono nato vecchio e morirò giovane. Nel senso che lui ha 34 anni, mi sembra che c'abbia, si sente ancora giovane, si sente che può dare ancora tanto. E io più o meno mi sento uguale, perché fisicamente sto bene. La testa sta ancora. Se si è fatto trovare pronto, scusa se interrompo, forse non tutti sanno che tu sei quello che ti alleni di più. Sì. I test, sei il numero uno. Sì. Però la gente non sa niente, non sa che novembre, quindi dicembre. Non si trovare pronto, perché non... è la regola. Tante persone sanno che novembre e dicembre l'ho passati con un mal di schiena, che avevo un mal di schiena importante, però non ho saltato un allenamento, però tenevo duro, cioè, poi è vero che non ho fatto bene, ma avevo anche questa cosa qua che nessuno sa, però sono tutte cose che alla fine a me non è neanche interessa che la gente sa, tanto io so quello che faccio, so che quando mi presento in ritiro all'inizio del campionato arrivo col 5% di massa grassa, so che mi alleno quando non ci si dovrebbe allenare. Ma le so solo io e me le tengo per me, tanto io vado dritto per dritto, poi tutto quello che pensa la gente, a me non mi interessa. Dopo io, secondo me, pago qua a Bari, soprattutto il fatto quello che è successo anni fa, perché però nessuno sa che io qua ho dato tutto, pure quell'anno lì, quell'anno disgraziato che fu. Però la gente si dimentica e quindi continua a parlare. Però a me non successe altre cose, voglio dire, nel frattempo, non è che proprio... Non è che, io non lo so, non sono d'accordo con te su questa ricostruzione, perché dopo quell'anno, tu ti riferisci alla Serie A? Sì, quando ci fu. Però dopo quell'anno tu sei venuto in B. Sono rimasto, mentre sono andato di tutti via. E sei andato via poi, ma qualche impianto è rimasto nella gente, perché non è che sei andato via, tu avevi cominciato bene quella B. Sì. Fui costretto ad andare via, dai. Cioè, è anche vero che avevo un'opportunità importante. Per tornare in Serie A. Però voglio dire, lasciasti qualche rimpianto quando ti viene, nel senso che anche l'allenatore che voleva tenere... Sì, non potevamo andare avanti economicamente. Sì, ho capito, però poi quel Donati che è rimasto in Serie B non è che fu trattato male, voglio dire, andò via bene, con rimpianti, perché poi faceste anche 2 o 3 gol, mi pare, in quel girone di andata. Quindi non lo so se paghi questa cosa, che sei uno di quei superstiti di quell'anno. Io ti volevo chiedere, quell'anno che ricordi hai di quella promozione di quando eri ragazzino, voglio dire? Ma era la mia prima stagione da professionista, venivo dalla primavera. Venivo dalla primavera fino a gennaio non ho mai giocato, entravo 5 minuti, 3 minuti così, e poi ci fu
una partita che fui costretto a giocare tra tre infortuni e squalifiche. Giocai a Pescara, vincemmo 1-0 e da lì non sono più uscito e poi c'è stata la promozione. Ho fatto prima il girone di ritorno, mi ha vinto il campionato, avevo 19 anni. E chi era l'allenatore? Bavassori. E quindi è logico che fu un sogno. A fine dell'anno il Milan comprò metà del mio cartellino, quindi vivevo nel mondo dei sogni, dai. E quindi... andassi a Milano? No, poi no. Feci un altro anno in Serie A con l'Atalanta. Con l'Atalanta, cioè, ti prendi in metà del cartellino e ti lascio lì. Sì, feci un altro anno in Serie A, il primo in Serie A, feci anche lì bene e mi comprò lì. Vai. Massimo, ma c'erano Lazzari e De Fendi, ragazzini in quella No, terra. Loro erano più giovani. Sì, erano ragazzini. Sì, erano, però erano stati giovani. Li vedevi crescere. Sì. Lazzari era il numero uno. Vai. Massimo, 9 punti dalla seconda, no? Pensando a questo scatto importante che ha avuto il Bari nelle ultime settimane, c'è qualche rammarico secondo te? Perché in realtà, facendo due conti, forse evitando alcuni errori, alcune distrazioni, 9 punti potevano essere un gap. Guarda, a me non piace guardare indietro, ok? A me piace guardare davanti e quello che c'è da fare, perché se stai tanto a guardare indietro perdi solo del tempo. Quindi è meglio concentrarsi sulle cose da fare, gli obiettivi da raggiungere e basta. Senti, parlando di questa onda di entusiasmo che coinvolge un po' tutta la piazza in questo momento, può essere determinata anche da questa novità, no, sul piano societario che è arrivata nelle ultime settimane? Ha influito in qualche modo sul vostro rendimento? Ma sul rendimento non credo. Sul fatto dell'entusiasmo che ha creato, sì. Anche perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Dato ed è una persona molto carismatica. Ci abbiamo parlato pochissimo tempo, ma ti dà, quando parla ti dà qualcosa. E quindi credo che sia importante sia per noi che per la piazza, se avere una persona così che ha obiettivi precisi, ha detto quello che vuole fare. Io sono convinto che quando una persona vuole fare una cosa, la fa. E quindi noi dobbiamo aiutare lui deve aiutare noi, e insieme credo si possa fare. Parlando di cambiamenti, no? Possibili cambiamenti societari, molti utenti in questo momento in linea, pensando anche al tuo legame con la piazza di Bari, si domandano perché non un ruolo da dirigente nel prossimo futuro. Ti piacerebbe nel Bari? Sì, perché no? Anzi, sono molto legato alla piazza, alla società. Quindi perché no? Però voglio giocare ancora un po'. Grazie.